Buongiorno a tutti, sono Marisa Quirico e il mio intervento è strettamente legato a quello di Aldo. Il lavoro di cui vi parlerò è legato sia alla figura di Aldo che a quella di Lidia e al convegno che si è tenuto appunto a Cuneo il 20 febbraio del 2016. In questa rivista, che presenta la storia, sono contenuti gli atti del convegno. Io leggo così, il tempo non rubo molto tempo. Allora, il 20 febbraio 2016 si è svolto a Cuneo il convegno su Lidia Beccaria Rolfi, a 20 anni dalla sua scomparsa. Io e Renzo, noi abbiamo partecipato e abbiamo avuto modo di conoscere Johanna Kotz, curatrice dell'edizione tedesca del libro Le donne di Ravensbrück, questa è l'edizione tedesca, Als Italienerin in Ravensbrück, collaboratrice del memoriale di Ravensbrück, e Aldo Rolfi, figlio di Lidia, ambedue relatori al convegno. Il tema della deportazione femminile, finora non sufficientemente affrontato nelle scuole, la conoscenza di Johanna e di Aldo ha stimolato in noi l'idea di un percorso didattico da proporre agli insegnanti e agli studenti delle scuole superiori, in cui, oltre alla proposta di lettura del testo Le donne di Ravensbrück, che è questo fondamentale perché Lidia racconta non solo della sua esperienza, ma racconta di quello che lei chiama la città concentrazionaria, fosse abbinato appunto alla lettura del libro un progetto, un esempio di interpretazione di memoria, per tradurre la memoria scritta in memoria visiva, con lo scopo di suggerire agli stessi studenti la costruzione di percorsi individuali o di gruppo in base alle loro esperienze e conoscenze. Nell'archivio di Renzo, l'archivio fotografico di Renzo, si trovano fotografie di Ravensbrück e altre fotografie, che vi faremo vedere nel PowerPoint, necessarie per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di raccontare per immagini la testimonianza di Lidia delle donne, abbinando alle immagini passi del libro. Quindi tutte le didascalie che accompagnano le immagini sono passi del libro. Altre immagini che vedete nel PowerPoint sono ricostruzioni di situazioni dei passi del libro. Abbiamo poi quindi contattato Aldo, che si è dimostrato subito molto disponibile a partecipare al progetto. Siamo andati a casa sua a Mondovì e Renzo ha potuto fotografare, grazie ad Aldo, i taccuini di Lidia, di cui lui prima mi ha parlato, che sono arrivati anche a Ravensbrück. In questa occasione ci ha anche raccontato della sua esperienza di testimone come figlio di ex deportata, che ha svolto per anni lui nelle scuole in cui è stato invitato per parlare di sua madre. Il progetto, elaborato con la collaborazione di Lucio Monaco e di Chiara Ciarini, prevede come strumenti di lavoro il libro di cui vi ho già detto, Le donne di Ravensbrück, e le immagini di Renzo. Si chiede, adesso vi spiego un po' quello che è il nostro obiettivo, si chiede agli studenti, seguiti dagli insegnanti, di leggere il testo a gruppi di capitoli in 4 steps. Dopo ogni step vengono fornite agli studenti le immagini che noi abbiamo poi messo nella mostra e le didascalie inerenti alla parte letta che loro devono provare ad abbinare, quindi abbinare le immagini con le didascalie, con la presenza del fotografo che può dare chiarimenti e suggerimenti. Al termine del lavoro, quindi della lettura del libro, si chiederà agli studenti, sollecitati da questo esempio fornito, di produrre loro stessi lavorati per costruire percorsi da esporre al pubblico e diventare quindi essi stessi i protagonisti di un futuro per la memoria. Quello che era la memoria per il futuro di Lidia deve diventare il futuro per la memoria. Nel corso del progetto didattico, ovviamente, viene coinvolto in primo luogo Aldo Rolfi, disponibile ad incontrare gli studenti tutto quello che sarà necessario per offrire quindi la sua preziosa testimonianza, e sono previste valutazioni dell'andamento del lavoro da chi ha proposto il progetto, noi, alternate da interventi di esperti, nelle persone di Lucio Monaco, Bruno Mai e da Johanna Kotz, che hanno dato la loro disponibilità compatibilmente ai loro impegni e che sono essi stessi stati i relatori del convegno.
a Cuneo. Il progetto è già stato presentato a Torino l'anno scorso, il 4 ottobre, in occasione dell'Open Day del Polo del Novecento rivolto alle scuole, ma non ha avuto realizzazione in quanto ormai i piani formativi di vari istituti erano stati delineati. Stiamo prendendo in questo periodo contatti con i dirigenti scolastici e con docenti per incontrarci e discutere del progetto, per poterlo realizzare nell'anno scolastico 2017-2018 già a partire dal mese di settembre, in modo da dare poi la possibilità ai ragazzi e agli studenti di elaborare di esporre i loro lavori, diciamo intorno al 27 gennaio, quindi insieme alla mostra esporre anche i lavori dei ragazzi. E anche per questi incontri preliminari Aldo ha dato la sua disponibilità. Gli interventi al convegno, di cui in questa rivista sono stati pubblicati gli atti, hanno contribuito a rafforzare l'idea del nostro progetto e vogliamo affrontare la sfida per cercare di rispondere alle domande che Laurana Raiolo, una relatrice, pone a pagina 58 della rivista. Ma ora che i testimoni dell'Alere e della Resistenza non ci sono più, ora che non abbiamo più Lidia, maestra di narrazione, come possiamo far vivere la memoria dei lager? Non basta la commemorazione rituale della giornata della memoria. Ci riferiamo solo ai libri di memoria o di storia o si può sperimentare altro? E poi ancora, questo ci ha convinto ancora di più, supportate da una corretta metodologia didattica, i giovani potrebbero impadronirsi della memoria del testimone scomparso. Oppure dobbiamo rassegnarci ad avere un ricordo cristallizzato e preconfezionato del passato, leggendo o rivedendo testimonianze purtroppo concluse? E ora vorremmo farvi vedere le immagini di Renzo che riprendono tutto il racconto, non solo di Lidia, ma anche delle altre quattro ex deportate che raccontano la loro esperienza nel libro. E allora questo racconto fotografico parte dal momento in cui Lidia viene portata a Torino nelle carceri nuove nel braccio tedesco, posso farvi vedere, no? E poi continua l'arrivo al Ravensbrück, l'esperienza che lei fa prima di sottoproletariato e poi quando passa alla Siemens, sale di categoria e passa nella categoria di proletariato, quindi si vedono immagini. Tra l'altro noi abbiamo avuto la possibilità di visitare il campo Siemens con l'aiuto di Johanna e Peter, che ci hanno portati lì perché non è aperto al pubblico. Quindi, appunto i taccuini che abbiamo fotografato a casa di Aldo, fino ad arrivare nel momento in cui Lidia lo lascia. Allora il titolo è questo. Questo è una cella del carcere, del Museo del Carcere delle Nuove di Torino. Io vi leggo questa prima didascalia, non le sto a leggere tutte, però per darvi un esempio. I mesi di carcere sono ossessivi. A noi del braccio tedesco è proibito ricevere pacchi. L'alimentazione è scarsa e la minestra è immangiabile. Lo spazio insufficiente per due persone è occupato da quattro. L'inerzia e l'inattività sono intollerabili. Ovviamente la pagina di riferimento. Questo è il trasporto. Allora, questa fotografia è stata presa dall'archivio di Renzo, non so se voi volete fare domande a lui, lui è fotografo. È una fotografia scattata al memoriale di Borgo San Dalmazzo. Di fotografie di vagoni ne ha diverse nell'archivio. Lui ha scelto questo perché c'è la scritta Italia, come vedete. Questa è la planimetria di Ravensbrück. Qua racconta Lidia che arriva a Ravensbrück, il primo trasporto di donne italiane, il 30 giugno del 44. Questa è la comandantur di Ravensbrück. In quelle tenebre, perché poi ci sono... allora, devo dire che sono tutte fotografie analogiche, quindi non digitali, su pellicola e lavorate poi successivamente in camera oscura a casa nostra, quindi bianco e nero, come vedete. Qua dice Ravensbrück, una delle città ombra di cui pullula il territorio tedesco.
Il nome di questa città non compare sulle carte geografiche, ma è sufficientemente noto per incutere terrore e paura nella popolazione. Qua è il muro di cinta con i fili dell'alta tensione, un dettaglio. Poi abbiamo il deposito merci di bagagli sottratte e deportate. Visitando il campo Siemens abbiamo incrociato un capannone dove c'era questa valigia. E il Grezzo ha fotografato, qua lì vi racconta dove dice il braccio ferroviario continua verso l'altra zona industriale del Betriebe. Qui a riparo da uomini discreti si trovano numerose baracche adibite a deposito merci. In esse viene scelta, selezionata e classificata tutta la refurtiva proveniente dai modali dei trasporti d'arrivo. Questa è la lista del trasporto quando Lidia arriva a Ravensbrück il 30 maggio del 1940. C'è il nome, ci sono i nomi di tutte le 14 italiane arrivate lì. Il primo è il suo, 44140 è il suo numero. Questa è una, sono foto del servizio di identificazione che in quasi tutti i lager c'era questo ufficio di identificazione che serviva per riprendere chi arrivava con fotografie di profilo, di fronte, eccetera. Infatti Lidia dice tutte le prigioniere, almeno fino al nostro arrivo, sono fotografate di profilo e di fronte. Ecco, questo lì dentro ci sono io, nel senso che mi ha utilizzato, Grezzo mi ha utilizzata per fare questa fotografia. Questa è una ricostruzione di quello che Lidia dice. Rientro dal lavoro esterno. Il momento in cui le deportate rientrano dal lavoro, tutte le donne, migliaia e migliaia, sono vestite allo stesso modo, o a righe o con abiti stracciati. A qualcuna sui fianchi pende una tazza di ferro smaltato, altre hanno un cucchiaio infilato nell'asola del vestito. Ovviamente la tazza e il cucchiaio è nostro, abbiamo questa è una scultura ubicata nel centro informazione del memoriale, è un modellino della Nitra Gente, che è la statua che è messa vicino al lago. Quando è? Ok, allora questo è il Betriebe, la zona dove le deportate venivano costrette a confezionare divise per l'esercito e non solo. Questa è una foto scattata da un buco della serratura all'interno del Betriebe, l'atelier. Qua iniziano dei reperti che abbiamo trovato nel campo Siemens, memorie chiamate nel mondo memorie del sottosuolo. Questa è per ricordare anche i testimoni di Geova. Cioè, il triangolo viola è stato ovviamente evidenziato in sede di stampa, nel senso è stato posto un triangolo trasparente, un divento trasparente, e poi il colore è stato messo successivamente. Da rete successivamente. Ecco, questa è una ricostruzione, parla delle ricchezze dell'Ager, Lidia, e allora noi abbiamo, Renzo ha cercato di fare una composizione di tutti gli oggetti che lei nomina nel suo libro: carta, cordino, straccio, buccia di patata. Ecco, questa di stracci come divisa, quando lei arriva ormai le divise sono indossate solo da chi lavora alla Siemens. Loro arrivano tardi, nel 30 giugno del 44, quindi come divisa viene dato alle deportate uno straccio e viene posto una X davanti e dietro. Questa invece è la divisa come condizione sociale. Infatti il vestito rigido è importante, permette di andare a lavorare in comando stabile, è un segno di distinzione perché non denuncia a prima vista come gli stracci con la croce la condizione di sottoproletaria. Firmfierzig è il suo numero, che non si vede bene, ma è stato scritto da Renzo sopra la fotografia. E qui è il momento in cui viene chiamata la Siemens. Questa è una fotografia della Siemens odierna a Berlino, cioè noi siamo, è stata fatta dove c'è attualmente lo stabilimento della Siemens. Questo è nella zona Siemens,
ci sono dei cartellini che indicano le halle di Samantini, i capannoni dove lavoravano le scortate. La halle 8 è quella in cui lavorava lei e è stata posta la divisa per terra, quindi Renzo ha fatto questa fotografia. È un'opera ritorna, qua dice lei, sotto campo la prima volta che lo vedo mi provoca un senso di angoscia. Sembra un campo disabitato, il campo delle ombre e del nulla, ma l'ombra è di Renzo. Questo è per ricordare quello che lei dice nel campo Siemens. Fumo subito messo in sete nel blocco 3 delle prostitute tedesche. La Stubova era un'assassina, Maria, un triangolo verde. Le prostitute avevano un triangolo verde. Era un'assassina, una prostituta insieme. Però questo lo dice Bianca Paganini, perché alcuni passi sono tratti dalle testimonianze delle altre 4 donne. Questa è una scultura che è stata per un bel po' di tempo esposta e adesso l'ultima volta che ci siamo andati non c'era più, però è per ricordare quello che dicevi, grinzosi, ingialliti, eccetera. Andiamo avanti velocemente. Un ricordo alle compagne francesi che l'hanno molto aiutata. Un segno di solidarietà, lei dice che Nella Baroncini dice, quella francese mi è rimasta tanto impressa, era tanto carina, tanto è vero che mi viene persino una mezza carota cruda. Una mezza carota era una cosa, era oro, era una prosciutta, soprattutto cruda. Passaggio borsa industriale, vado avanti velocemente, archeologia industriale. Questo è molto significativo perché torniamo a Lidia. Lidia dice, Mara ha salvato non so come una visione tascabile della Divina Commedia, che è qua, e qualche volta me la impresta, fa piacere leggere in italiano. Pagine di memoria, arriviamo ai taccuini, questo e questo. Le ultime foto del campo, questo è l'edificio originale del crematorio. Questa è la riva del lago dove vengono buttate le ceneri e dove le donne e i bambini delle SS nuotavano. Questo è il rullo che serviva per non avere nessun senso se non nel distruggere, nel provocare la morte delle deportate. Queste sono le pezze che all'inizio erano nel campo. Lidia dice alla fine tentiamo al bambina di legare i quattro angoli del lenzuolo 2-2 in modo da ottenere una specie di grosso pavotto in cui mettere i pacchi che dovevano portarsi via. E questo è il lato sinistro dell'ingresso del campo perché entra Ravensbrück oggi e Lidia qua dice: quando ho superato la porta del campo e ho cominciato a camminare, prima lungo la sponda del lago e poi nella pineta, mi sono resa conto che avevo lasciato Ravensbrück definitivamente, ma che questo non voleva dire ancora libertà, perché prima di arrivare a casa ne ha passate molte. Io avrei finito, ti devo dire una cosa, devo dare una notizia che ci è arrivata solo ieri. Allora, intanto la mostra, quella che vedete, speriamo di metterla, di esporla a Torino, ma dopo che abbiamo fatto il lavoro con i ragazzi, perché non devono vedere la sistemazione che noi abbiamo fatto, gli abbinamenti che noi abbiamo fatto. Però ieri ho parlato con Johanna Coz, che vi dicevo collabora con il Memoriale di Ravensbrück, perché gli avevamo chiesto di proporre alla direttrice del Memoriale in Sarajevo di portare la mostra là, questa mostra a Ravensbrück. Ne ha parlato e la direttrice del Memoriale ha fatto un'altra proposta di portare la mostra a Berlino e avrebbe contattato l'Istituto della Cultura Italiana di Berlino per fare per impostare questa l'esposizione della mostra, che avverrà insieme alla presentazione ufficiale del libro in tedesco. Bisogna dire che la Johanna Corsi ci sta aiutando molto, ha fatto lei la traduzione di tutte le parti che vedete in italiano, quindi la mostra quando sarà esposta avrà le due versioni, italiano